non c'è stato il botto finale che i tifosi azzurri attendevano. De Laurentiis e Bigon non sono riusciti, o forse non hanno voluto, piazzare l'ultimo colpo di mercato. Mancato lo scambio tra i due difensori Zaccardo e Cannavaro, Skrtel del Liverpool aveva un ingaggio troppo alto e per questo la sua pista è stata abbandonata. Comunque, quello del Napoli resta un ottimo mercato. Ed ecco in sintesi il mercato del Napoli in entrata. Gonzago Higuain, preso dal Real Madrid, pagato 37 milioni più 3 di bonus. Reina, portiere campione del mondo, dal Liverpool in prestito. Callejon, 26 anni, anche lui dal Real Madrid, pagato 9 milioni. Mertens, l'attaccante viene dal PSV Eindhoven, De Laurentiis lo ha pagato 9 milioni e mezzo. Rafael, portiere brasiliano, giovane, proveniente dal Santos, pagato 5 milioni. Raul Albiol, campione del mondo, viene anche lui dal Real Madrid, pagato 12 milioni. Infine Zapata, ultimo acquisto in ordine temporale, preso dalle Estudiantes per 7 milioni e mezzo. De Laurentiis ha speso 85 milioni di euro e ne ha incassati 71 e mezzo praticamente tutti dal PSG con l'affare Cavani. In Italia è quello che ha speso più di tutti, in Europa è secondo solo agli sceicchi del Paris Saint-Germain e del Principato di Monaco e agli spagnoli del Barcellona e del Real Madrid. Quest'ultimi hanno messo a segno il colpo dell'anno, pagando 100 milioni di euro il giocatore del Tottenham Bale. Questo invece è il mercato in uscita. Cavani raggiunge la Vezia al Paris Saint-Germain per 64 milioni e mezzo. D'Ossena torna in Inghilterra al Sunderland per 3 milioni e mezzo. De Santis lascia la porta azzurra per quella della Roma per mezzo milione. Campagnaro, a fine contratto, ha seguito Mazzarri all'Inter. Calaiò è passato nelle ultime ore di mercato in prestito al Genoa. Donadel al Verona in prestito, ma lo stipendio lo pagherà per intero il Napoli. El Kadouri al Torino, anche lui in prestito, stessa sorte per Gargano passato al Parma. Ma come giudica la gente questa sessione di mercato estivo del Napoli? Già si sapeva che non prendeva nessuno oltre quelle che ha preso. Non sono tanto soddisfatto, in realtà. Perché? Poteva prendere qualcun altro meglio, però ci sono alcuni giocatori migliori. Però comunque tutti insieme sta giocando bene, bisogna vedere. Adesso hanno incominciato. Più che sufficiente, diversamente da come la pensa mio figlio, il più piccolo. Skrtel mi sarebbe andato bene. La differenza tra l'anno scorso è che la squadra non era squadra, era più che squadra, era un Cavani che giocava il Napoli. Adesso invece sono tutti quanti che giocano uno per l'altro per vincere.